Sono Alessandro Napoli, sono uno studente di medicina e ho fondato una startup innovativa insieme a due miei amici. Sono Niccolò Cesare Santoro, dottore in ingegneria gestionale e sono uno dei co-founder di Lemons in the Room. Sono Niccolò Berni, ingegnere gestionale e sono co-founder di Lemons in the Room. Ci occupiamo di sviluppo di prodotti in realtà virtuale nel mondo della sanità. Il nostro primo prodotto è stato LeMovie, un'applicazione per visori nella realtà virtuale per l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. E si tratta di un'applicazione che verrà destinata ai pazienti oncologici, dove attraverso la simulazione e la creazione di diversi scenari si punta a migliorare il benessere psicologico dei pazienti e migliorare il percorso di cura. La scorsa estate abbiamo avuto l'opportunità di parlare con un dirigente dell'ospedale di Careggi e in quell'occasione abbiamo analizzato i problemi della sanità pubblica, sia nella cura al paziente sia nella formazione dei professionisti sanitari. I passi che ci hanno portato qui oggi sono quelli della formazione del team. Ho unito un gruppo di amici che ha competenze sia dal punto di vista tecnico di sviluppo software sia dal punto di vista medico. Dopo aver partecipato al Forum Risk Management, che è un convegno nazionale della sanità, abbiamo ricevuto diverse proposte, in particolare a Careggi, e quindi abbiamo dovuto aprire partita IVA nel minor tempo possibile e quindi il servizio Nuove Imprese ci è stato d'aiuto. All'inizio la prima difficoltà è stata scegliere il nome, non è estremamente facile sapere chi c'è già e soprattutto quali possono essere i problemi legali. E il servizio Nuove Imprese già dall'inizio si è dimostrato molto disponibile a fare una chiamata per conoscerci e soprattutto ci ha dato indicazioni chiave su come scegliere il nome. Poi, ad esempio, anche per entrare nel registro di startup innovativa ci hanno spiegato tutti i requisiti che potevamo avere e quindi come fare a diventare startup innovativa. Il nostro primo problema è stato quello di non avere un punto di riferimento. Soprattutto ci sono mille dubbi, mille paure e non aver paura di parlare con le persone, di rivolgersi a servizi come Nuove Imprese, chiedere aiuto è secondo me una cosa da fare. Il nostro prossimo step è quello di iniziare in più ospedali possibili, soprattutto in Toscana, e avere la soddisfazione di entrare in ospedale e vedere dei visori, vedere i nostri prodotti utilizzati dai pazienti.